Mati? Buongiorno amore, sei sveglia? Vega? Sei sveglia amore? Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi sono qui per filmare la morning routine di Matilde e Martina, un video davvero super richiesto che non porto da tantissimo tempo sul canale. E quindi oggi finalmente eccomi qui per filmarlo. Matilde si è appena svegliata, è qui nel suo lettino. Stanotte ha fatto la brava bambina, non è venuta nel lettone, ma ha dormito da sola. Stai diventando grande, Mati? Comunque adesso sono circa le 9 del mattino, oggi ce la prendiamo un pochino più comoda perché è sabato. Piccolo leoncino tutto spettinato. Hai fatto una buona nanna, Mati? In queste settimane ha iniziato finalmente a far caldo e quindi abbiamo messo le coperte un po' più leggere. Guardate che carina questa, è tutta colorata, con anche le principesse che a Mati piacciono tanto. E poi lì in fondo c'è anche la sua bambola carinissima, che è piuttosto grande, ma visto che il lettino è spazioso ci sta tranquillamente. E qui chi c'è invece? Chi fa la nanna con te vicino vicino? Bubu. Bubu, ecco. Facciamo vedere il bellissimo pigiamino che hai? Sì. Devi girarti però, Mati, amore. Perché qui vediamo soltanto tutte queste stelline carine carine. Girati un po'. Un po' di sano stretching mattutino. Ti stai stiracchiando, Mati? Comunque il pigiamino è questo, è un pagliaccetto con i bradipi che è molto carino. E poi Mati e Smarty sono un po' come la mamma. Dormono con i calzini spesso. Ma chissà se Smarty è già sveglia, tra l'altro. Di solito appena sente un po' di rumore, appena sente la sorellina, si sveglia anche lei. Adesso andiamo a vedere. Va a vedere la mamma, va bene, Matti? Il lettino glielo lascio assolutamente aperto, così può scendere da sola se vuole. Il problema è più di notte, che preferisco che rimanga appunto nel lettino, così sono più sicura, più tranquilla. Cos'è che stavi dicendo tu? Vuoi Latte. il latte? Ti latte. Il tuo latte coi biscotti vuoi? Sì. Allora adesso penso proprio che andrò a vedere se anche Smarty si è svegliata, così nel caso preparerò il latte per entrambe. Dove stai andando, Matti? Questa è Matilde che aspetta ufficialmente la sua amata, amatissima colazione. È vero? Piccola polpettina che sta perdendo i calzini? Dai, che adesso la mamma arriva subito. Mettiamo la copertina sulle gambe. Ecco qua. Vediamo un po' qui, Smarty. Ma cosa è successo a questo letto? Cioè, non so se notate le coperte in che condizioni sono. E poi Smarty non ha neanche la testa sul cuscino. Amore, buongiorno. Smarty, sei sveglia? Sì, sei sveglia. Amore. Sì. Buongiorno, Smarty. Cosa è successo in questo letto? Vedo tutto un po' in disordine, come dire. Adesso vi faccio vedere Smarty come si sta abituando a dormire, non so come mai. Togliamo questo che tanto fa caldo, così vi faccio capire meglio. Smarty ha iniziato a dormire così, stringendo questa copertina leggerissima, come se fosse una specie di peluche, la sua amica della nanna. È la tua copertina della nanna questa? Testa rigorosamente giù dal cuscino, come vi dicevo prima. E poi guardate un po' Pony che fine ha fatto. Smarty! Ma povero Pony, è proprio il caso di dirlo questa volta. Sta anche perdendo i calzini. Ma di chi sono questi piedini? E Smarty soffre il solletico? Povero Pony. E povero Pony, sì, guarda dove è finito Smarty. Arriva Pony, Buongiorno Smarty. Ben svegliata. E allora se sveglia anche lei posso preparare contemporaneamente la colazione per Matilde e per Martina. Vuoi la colazione, Smarty? Sì? Intanto fuori sta tuonando, non so se sentite, ma sta per piovere. Oggi fa caldo, però il tempo non è dei migliori. Comunque non so se ve lo ricordate, ma questo è il lettino di Martina, fatto così, a tenda degli indiani. E poi qui ci sono anche tutte le sue lucine, perché sì, queste palline si accendono, sono davvero super carine. Le accendiamo la sera così lei non ha paura del buio e si addormenta tranquilla. Ok, Smarty stamattina è decisamente in modalità VIP, no foto, no riprese. Smarty, è perché non hai i capelli fatti? Ma poi li sistemiamo, eh? Capelli che saranno tutti annodati. Prepariamo subito i biberon per la colazione delle bimbe. Questo è il biberon di Smarty e questo invece è quello di Mati con i manici. Aggiungiamo l'acqua che ho fatto precedentemente bollire.
adesso aggiungiamo i biscotti, uno a testa, li ho precedentemente spezzati a metà così si sciolgono più facilmente. Ecco qui, Matti e anche Sarti. Ora agitiamo in modo da far sciogliere il tutto. Stessa cosa per quanto riguarda il biberon di Smarty. Avvitiamo bene la ghiera. Matti, piccolo leoncino, mamma mia, dobbiamo assolutamente legare questi capelli perché guarda come stanno. Guarda cosa ti ha portato mamma? Latte. Il latte con i biscotti, sei contenta? Sì. Ed ecco qui una piccola Matti molto affamata che fa colazione. È buono il tuo latte, amore? Matti lo finirà tutto senza dubbio, la mia piccola mangiona. Guarda cosa ti ha portato mamma, biberon con latte e biscotti. Non mi piace questo. Come non ti piace, Smarty? Lo bevi quasi sempre questo. È il solito, è il latte con i biscotti. Non mi piace. Sì che ti piace, Smarty, dai, non fare storie, fai come Matti che sta bevendo tutto. Sì. Sì, allora sei convinta? Tieni, biberon. Con Smarty è sempre un po' più complessa la questione colazione o cibo in generale, infatti anche per questo che non le ho riempito completamente il biberon, perché solitamente non lo finisce, e il fatto che glielo tenga io è assolutamente un vizio, perché lei è capacissima di tenerlo da sola, solo che non vuole, Smarty, sei una pigrona, sennò poi non beve. Smarty, questi vizi. Dai che sei una bimba così grande. Ecco, Smarty, così devi bere il latte, brava, da sola. E Matti qui ha finito di bere il latte? Direi proprio di sì. Biberon vuoto, come previsto, ha bevuto tutto. Adesso sta giocando con la bambola. Matti, era buono il latte con i biscotti? Sì. Dai che adesso ci vestiamo. Su, forza, Matti. Hai finito il latte, signorina? Sì. Tutto? Sì, sì. Fammi vedere, Smarty. Vediamo un po'. Beh, dai, l'ha bevuto praticamente tutto. Ne è rimasto davvero poco. Brava, Smarty. Mamma mia, dobbiamo proprio pettinarci perché hai proprio i capelli da nanna, Smarty. Saranno anche tutti annodati. Come vi dicevo, sta piovendo fuori, però noi staremo in casa e tutto sommato non fa per niente freddo. Quindi direi che le magliettine a maniche lunghe sono escluse. Sceglierò qualcosa di corto. Eccoci qui, adesso ci siamo spostate in bagno e Smarty è sul vasino, sta facendo la pipì. Fuori ci sono anche gli uccellini che cantano, si stanno svegliando anche loro questa mattina. Comunque nel frattempo vi faccio vedere i vestitini che ho preparato per Matilde e Martina. Devo dire che questi outfit mi piacciono davvero tantissimo. Per Matilde ho scelto questo abitino super cute con il cerchietto abbinato. E per Martina invece questo abitino verde molto carino, nuovo, che vi ho mostrato nel video del passeggino gemellare, non so se l'avete visto. Sotto al vestitino verde metteremo quella magliettina e qui ci sono i sandaletti per entrambe. Quelli con la frutta sono per Matilde, gli altri sono per Martina. E questi invece sono gli elastici super carini che utilizzerò per fare i codini o le trecce a Martina. Ho appena tolto il pannolino a Matilde per cambiarla e adesso stavo pensando di provare a metterla seduta sul vasino appena Smarty ha finito, così da vedere come reagisce, perché ultimamente mi sembra abbastanza interessata e potrebbe essere pronta per lo spannolinamento. Chi lo sa, proviamo Matti? Vai Matti, vediamo un po'. Seduta, brava! Mamma mia, Matti, sul vasino per la prima volta, ma come sei grande! Tra l'altro non arriva quasi a terra. Matti, fai la pipì, amore, devi fare pipì? Torta. No, torta, amore, devi fare la pipì? Boh, torta. Vuoi la torta, ma hai appena fatto colazione, a parte questo, Matti. Adesso è il momento di fare pipì. Non so, qualcosa mi dice che forse non è stata proprio un'idea geniale. Momento del lavaggio dentini. Smarty? Sì. Tocca a te? Sì. Dai, vieni qua, apri bene. Brava. Smarty, però devi aprire bene. Tra lei e Matilde, ogni volta che cerco di lavare i dentini, o morsicano lo spazzolino, o non aprono la bocca, è vero? Ok, vieni qua, Smarty. Brava. Turno di Matti con il suo bellissimo spazzolino banana che ricorderete tutti probabilmente, anche perché è piuttosto iconico come spazzolino. Ok, mettiamo dentifricio. Vai, Matti, apri bene. Vai, anche tu, apri bene. Matti, cosa stai facendo? Guarda su, amore, su. Brava, ecco qua. Apri bene.
non mangiare dentifricio. Ho sistemato Smarty sul fasciatoio per cambiarla più facilmente. Adesso togliamo subito la magliettina del pigiama. I pantaloni li abbiamo tolti prima. E sotto lei ha la magliettina d'intimo, che è questa carinissima. Adesso ve la faccio vedere meglio. Appena togliamo il pigiamino, ecco, guardate quanto è carina con il barattolo della marmellata di ciliegie, è davvero super cute. Adesso per l'estate stavo pensando di prenderle delle canottierine, però è ancora tutto da vedere perché quelle che ho visto non mi piacevano moltissimo, quindi vedremo, vero Smarty? Comunque mettiamo subito la magliettina. Togliere i capelli è sempre un'impresa. Li abbiamo tolti tutti? No. Ce ne sono tantissimi altri. Solitamente la utilizzo per Mati questa magliettina, ma sta benissimo anche a lei. E adesso vestitino nuovo, che sono davvero curiosissima di vedere come le starà. Lo sbottono tutto, anche se poi ci metterò 2 anni a rimettere tutti i bottoncini al loro posto, però così è più facile da mettere. Vediamo un po' anche la taglia come va, visto che non l'abbiamo mai neanche provato. Che belli questi volant! Bello, eh? Poi a me piace tantissimo il fatto che sia dello stesso colore dei suoi occhi. Ora lo sistemiamo meglio. Dietro il vestitino è davvero bellissimo, dopo ve lo faccio vedere meglio. Comunque adesso mettiamo subito i sandaletti. Ecco qui i piedini cicciottelli di Smarty. Peraltro faccio anche fatica a metterle questi sandaletti perché sono leggermente stretti, però sono davvero molto carini e poi come lunghezza sono perfetti per lei, quindi non avrei comunque potuto prenderle il numero più grande perché sarebbero stati davvero troppo grandi. È la prima volta quest'anno che utilizzo i sandaletti per Matilde Martina. E mi piacciono sempre tantissimo quando li riprendo dalle loro confezioni dopo il cambio armadio. E adesso sistemiamo i capelli di questa piccolina. Come vi dicevo, sono un po' in dubbio tra codini e trecce, ma secondo me anche dei codini bassi potrebbero essere super cute con questo outfit. Leghiamo il primo codino con questo elastico carinissimo con il topolino. Mamma mia, che carino, Smarty! La mia piccola Pocahontas. Ecco qui. Ed ecco qui l'outfit di Smarty, sandaletti, vestito, magliettina e codini appena fatti, guardate che carina. E questo è il dettaglio delle bretelle sul retro, sono davvero carinissime con questi volant. E adesso è il turno di Miss Capellona, che praticamente non vedete, ma vi assicuro che andrà meglio non appena metteremo il cerchietto. Nel frattempo le ho rimesso il pannolino e gli ho riallacciato il body, vista l'esperienza del vasino, che non mi sembra poi così tanto positiva. Eccoci qui, Mati in body, togliamo anche i calzini. Davvero? Adesso vedi Mati, guarda, mettiamo tra pochissimo il cerchietto. Cerchietto? Il cerchietto. Intanto sbottono il vestitino, ecco qui. Questo vestitino ha le maniche con i fiocchi, è davvero bellissimo. Ed è un vestitino leggermente oversize, cioè veste proprio oversize, soprattutto per quanto riguarda la larghezza, ed è una cosa molto carina secondo me, soprattutto ad esempio su Mati. È stretto. No, Mati non è stretto, adesso sistemiamo tutto. C'è un bottone. C'è un bottone, anzi ce ne sono 3. 1, 2 e 3. Cioè. Adesso passiamo direttamente ai capelli perché direi che ce n'è bisogno. Perché altrimenti ha questo ciuffo davanti agli occhi che dà piuttosto fastidio, vero? Ecco qua, Mati. Mettiamo il cerchietto, così non ti viene più davanti il ciuffo. Ed ora passiamo ai sandaletti, che sono questi con la frutta che vi ho fatto vedere prima. Molto carini. Vieni Mati, brava, primo piedino e adesso mettiamo anche il secondo sandaletto. Tra l'altro questi sono dello stesso numero di quelli di Smarty, però vestono più piccolo, infatti per Mati vanno meglio. Quindi ecco anche Mati con il suo outfit prontissima per la giornata. Matilde e Martina ora stanno giocando in cameretta, più precisamente sul lettino di Smarty, che essendo basso è molto pratico da utilizzare anche come divanetto.
letto o comunque come area gioco. Infatti ho tolto le coperte e il cuscino. State giocando insieme? Brave, questo è uno dei rarissimi momenti di quiete. Giochi con Mati, Smarty? Sì. Brava, cosa stai facendo? Stai tagliando le verdure e la frutta? Sì. E tu, Mati, invece, troppo occupata anche per guardarmi. Ehi, signorina, stai giocando a tagliare la frutta con Smarty? Sì. È un gioco super carino in legno e io adoro i giochi in legno, tra l'altro. Ci sono i vari frutti che si possono tagliare, tra virgolette, con il coltello fatto apposta. Infatti hanno il velcro che unisce le due parti. Qui c'è qualcosa che non va, bimbe. Mi sa che avete unito due frutti diversi, però è molto molto carino. E poi si inseriscono i frutti nelle sezioni corrispondenti. Insomma, un gioco carino, super educativo, e poi ci possono giocare insieme, che è la cosa più bella. Smarty, tagli frutti? Smarty, tagli i frutti? Sì. Brava, Smarty. Con questo. Con quella specie di coltello? Beh, indubbiamente saranno occupate per un bel po'. Questa era la nostra morning routine aggiornata. Io spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto. Se è così, per favore lasciate un bel pollice in su, condividetelo, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo prestissimo con nuovi video. Ciao, a presto! Ciao, pony! Come ciao, pony? Ciao, pupu! Ecco lei che segue la sorella. Ciao a tutti, al prossimo video!